Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo approfondimento, un approfondimento molto gustoso che farà sicuramente piacere agli amanti di questo alimento così tanto amato, così antico. Stiamo parlando della birra perché le temperature si stanno alzando in questo periodo sicuramente, ma a Fano ci sarà una manifestazione che insomma cercherà di abbassare un po' le temperature con fiumi e fiumi e litri di gustosa bevanda, di birra. Però non è un evento, la birra d'Augusto, dedicato così, vogliamo dirlo un po', agli sbevazzatori, a coloro che hanno intenzione di insomma passare un po' l'asticella. Anzi, tutto il contrario, è un evento molto mirato, quest'anno ha una struttura e ha un'organizzazione alle spalle che ha fatto le cose veramente secondo i crismi, e noi siamo qui questa sera proprio per conoscere l'associazione ma anche questa edizione di Birra d'Augusto. Perché ho detto associazione che l'ha curata in ogni particolare? Perché da quest'anno a gestire questo evento sarà un'associazione neo-formata che appunto Fortuna Dea si chiama, per richiamare giusto appunto la città, e noi abbiamo qui due componenti che saluto subito. Buonasera, benvenuti. Allora, Alessandro Eusepi, il presidente di questa neo formata compagine, no, della città di Fano, e la sua segretaria Eleonora Storoni. Buonasera, buonasera, ben arrivati. Buonasera, grazie. Allora, ho buttato un po' di cose, no, sul piatto, però partiamo dall'inizio, no? Ale, siete freschi freschi, insomma, siete partiti da pochissimo. Freschissimi, diciamo. Fortuna Dea è un'associazione nata quest'anno a tutti gli effetti, dall'inizio del 2019, da un gruppo di amici che hanno a cuore la loro città e tengono comunque molto a far sì che rimanga una città viva, con delle manifestazioni che possano far sì che la gente, dove la gente si diverta e giri abbastanza per quella che è tutto il centro storico, diciamo, perché la zona nostra di competenza sarà il centro storico. Diciamo una cosa subito che ci teniamo a specificare, intanto che la location, intanto confermiamo la solita, quella del nuovo Pincio ristrutturato. Ok. Come vi dicevo, Fortuna Dea nasce quest'anno da che cosa? Da un'idea di cinque ragazzi sotto una richiesta da parte di Giacomo Grandicelli, una richiesta di collaborazione. Giacomo Grandicelli era il presidente dell'associazione Flaminia, che negli ultimi cinque anni ha organizzato la Birra d'Augusto. Abbiamo colto la palla al balzo, ci abbiamo pensato un attimino su, ma poi alla fine i frutti sono venuti fuori. Avete abbracciato l'impresa, sì, perché è un'impresa vera e propria. Insomma, sono cinque giorni impegnativi, avete messo insieme un palinsesto bello nutrito, calzato, sì, e quindi insomma adesso chiedo subito ad Eleonora, insomma, ok, confermata la location, ci siamo messi il cuore in pace. Assolutamente, tutti, sì, siamo tutti riusciti, sereni, quindi, a confermarla, e quindi possiamo assolutamente dire che la nona edizione di Birra d'Augusto sarà il Pincio di Fano. Ci sono state, diciamo, delle perplessità iniziali, dei piccoli dubbi se non fosse il luogo adatto. Per noi lo era, Birra d'Augusto è nata al Pincio. E anche se il Pincio chiaramente appunto ha la sua ristrutturazione e comunque oggi si presenta come un vero salotto della città molto bello, saremo sicuramente appunto in grado di inserire degli elementi di rafforzativi comunque a quello che è l'ambiente e anche alla proposta alla città. Infatti la nostra festa non è una semplice, diciamo, festa della birra. La birra è il nostro centro, chiaramente, è il nostro fulcro, e parlo di birre artigianali quando dico birra,
poi vi spiegheremo esattamente certo. come abbiamo diciamo, strutturato appunto il programma e anche quelli che saranno gli standisti che abbiamo coinvolto nel nostro progetto. Però abbiamo chiaramente cercato di creare un programma anche culturale che possa dare essere una buona offerta non solo agli stimatori della birra, ma anche ovviamente a tutte le persone, a tutti i cittadini fanesi e a tutti i turisti che saranno in quella settimana centrale di agosto nella nostra città. Quindi la location appunto verrà curata e salvaguardata nei minimi dettagli. Come associazione ovviamente siamo un'associazione culturale e quindi ogni posto in cui andremo a svolgere questo evento e anche i futuri, perché ovviamente l'associazione certo. non si fermerà ad agosto, e cercheremo di ovviamente arricchirli, di proteggerli, salvaguardarli. Questo è il nostro interesse primario. Avete curato molto anche insomma, gli stand, la proposta food, perché chiaramente insomma, le due cose vanno in parallelo certo. e quindi ci sarà una vasta offerta. Assolutamente sì, abbiamo praticamente 13 birrifici appunto di produzione artigianale, sono tutti birrifici della zona e italiani. Abbiamo fatto una scelta di diciamo limitare la proposta alle birre italiane e non allargarci anche alle birre estere come a volte nelle precedenti edizioni veniva fatto, per focalizzarci su chi veramente appunto lavora nel nostro territorio, ha delle imprese artigianali e quindi diciamo abbiamo cercato di incentivare anche appunto le attività che sono piccole attività. Poi certo. è vero che diventano molto conosciuti e infatti vi anticipo che tanti stand che ritroverete quest'anno anche appunto a livello di birrifici hanno già partecipato alle precedenti edizioni di Birra d'Augusto. Certo. Quindi avrete modo di degustare i prodotti magari che già conoscete, ma anche nuovi prodotti, perché poi ogni birrificio di solito ogni anno cerca di portare qualcosa di nuovo. Esattamente. La novità. Per quanto riguarda invece il cibo, abbiamo chiaramente anche degli stand appunto gastronomici, sono 10, saranno 10, per citarne alcuni, e anche questi sicuramente appunto già li conoscete perché alcuni di loro sono già venuti nelle precedenti edizioni certo. e sono rimasti nel cuore dei fanesi. E, abbiamo ad esempio il Toscano che fa appunto cucina toscana, quindi fiorentina e carne di primissima qualità. Avremo praticamente Manolo Street Food che si occupa della cucina argentina. Sì. Poi abbiamo gli arrosticini che piacciono sicuramente a tantissimi certo. e sono una tipicità chiaramente appunto abruzzese. Certo. Poi abbiamo dei panini gourmet che vengono fatti appunto da un'hamburgeria, da un food truck appunto che fa questa proposta di hamburger curati, delle proposte appunto dalla Puglia quali le bombette pugliesi. E abbiamo poi praticamente chiaramente dei cibi, insomma, dei fritti, delle cose siciliane, avremo dei dolci siciliani anche appunto per portare un qualcosa anche di diverso che magari non si mangia abitualmente. Quindi diciamo che abbiamo strutturato una proposta abbastanza varia. Non vi siete fatti mancare niente? No, assolutamente. Siete no. andati dagli Appennini alle Ande, esatto. cioè proprio avete preso tutto. Allora, un vecchio detto slogan pubblicitario di qualche anno fa, gli attempati come me se lo ricordano, diceva bevi birra e campa 100 anni, e quindi insomma la dice lunga sulla gradevolezza di questo alimento, perché la birra in fin dei conti come il vino è un alimento, e quindi mettere insieme un contenitore insomma, di questo tipo è insomma, una bella scommessa. Poi vedo che c'è anche Collesi, che è stato un pioniere qui nella nostra regione sulle birre artigianali. Adesso i birrifici sono spuntati un po' come funghi, però lui è uno che ha aperto la strada. In America è top score di vendite tra le birre artigianali, quindi è uno che ha fatto un po'. Quindi insomma, sicuramente la sua presenza qualifica molto la manifestazione, senza nulla togliere agli altri, perché ognuno fa il suo, però sicuramente è per molti anche un punto di riferimento. Esatto. Ma visto che dal punto di vista del cibo e della bevanda non vi siete fatti mancare niente, immagino, Alessandro, vero, che anche dal punto di vista dell'intrattenimento abbiate messo insieme un bel palinsesto, mi sembrava giusto. Giustamente, allora intanto diciamo subito che ad intrattenere le 5 giornate ci sarà anche della buona musica
circa dal vivo, con vari gruppi che inizieranno a suonare dalle 21 circa. Avremo anche l'accompagnamento delle radio in tre serate con le loro dirette. Tra i vari gruppi abbiamo i Rinoceronti, che partiranno alla grande dalla prima serata del 13, per poi seguire il 14 con i Catch the Giant. E nella stessa serata, diciamo, siamo riusciti ad inserire nel programma due band. La prima del 14 abbiamo, come dicevo, i Catch the Giant, e la seconda band sono i Prodigal Sons. Prodigal Sons sono una band, diciamo, che è una cover band degli Iron Maiden, grande richiesta dall'anno scorso, e quindi li abbiamo ricontattati, sì, per il grande successo che hanno avuto. Poi abbiamo il giorno di Ferragosto con Luca Vagnini e su Unplugged, quindi certo. Siamo fan, Luca Vagnini ormai serve, e gli Sciampisti, questo nuovo gruppo di Pergola che stanno spopolando ovunque. Sono andati anche a sentirlo noi di persona, e ci hanno catturato subito, e quindi li abbiamo presi. Il 16 invece abbiamo sarà la volta di una cover band degli U2, gli Zoo TV. Il 17 invece abbiamo gli Charm Experience, e per concludere la nostra Borghetti. Ecco, che naturalmente è sicuramente, insomma, più locale della Borghetti. Esatto. Hanno fatto 30 anni di storia, di musica recentemente, insomma, quindi loro sicuramente hanno. Però vedo, insomma, che spaziate dal rock al metal, al tradizionale. Abbiamo preso un po' tutti i gusti. Tutti. Dobbiamo accontentare tutti, tanto. Ma è giusto. Così, no, anche perché chi viene magari ogni sera c'è qualcosa di diverso, esatto. Qualcosa di nuovo, per non essere ripetitivi. Va bene, allora io prima mi sono scordato una cosa che volevo rimarcare, Leonora, perché è importante, perché avete avuto per il secondo anno di seguito un'attenzione anche per coloro che hanno problemi di celiachia e che quindi col cibo hanno naturalmente qualche difficoltà rispetto alla media, e quindi un'attenzione particolare anche a loro. Questa è sicuramente una bella nota da rimarcare. Sì, infatti hai perfettamente ragione, che prima non li abbiamo citati, diciamo, tra gli stendisti, appunto, che si occuperanno di enogastronomia. E abbiamo appunto per il secondo anno voluto fra le file dei nostri stand anche, appunto, che si può dedicare alle persone che hanno questa particolare esigenza, e quindi avranno delle proposte completamente gluten free, birra compresa. Anche chi, esatto, ha questa esigenza non rimarrà, diciamo, a bocca asciutta, ci sarà della buona birra, esatto. Assolutamente anche per loro, e si potranno godere anche loro in tutta tranquillità questa bella festa, questa bella manifestazione che avete messo in piedi. Parliamo proprio di manifestazione a tutto tondo, perché avete messo insieme anche eventi collaterali che sono paralleli al mainstream, diciamo, a quello che avviene sul luogo principale, perché la protagonista è la birra, però, insomma, questo non vuol dire che attorno alla birra non si possono creare degli eventi collaterali culturali, proprio per creare una vera e propria manifestazione, no? Esatto, infatti partiremo praticamente il 13 con un momento inaugurale, una cerimonia praticamente di apertura della manifestazione, e sarà quindi programmata per le ore 18. In quella situazione avremo il piacere, diciamo, di ospitare i rappresentanti del comune di Apecchio, che sono un comune nostro partner, e con cui è nata, appunto, una collaborazione molto intensa, proprio finalizzato al mondo della birra, perché la città di Apecchio è la città della birra e ha praticamente un'associazione nazionale Città della Birra. Ospiteremo quindi il sindaco del comune d'Apecchio, il relativo assessore al turismo, nonché presidente, appunto, dell'Associazione Nazionale Città della Birra. Questo perché abbiamo chiaramente scoperto un progetto su cui il comune d'Apecchio ha lavorato per alcuni anni, ed è un progetto che è stato poi finanziato dalla nostra regione, dalla regione Marche, che convogliava proprio un circuito, diciamo, di birrifici della regione, in cui la proposta è
di andare alla scoperta di questi birrifici, quindi di attraversare le Marche lungo e largo, andando proprio a bussare, diciamo, in questi birrifici artigianali, e non solo per delle degustazioni, ma anche per scoprire dei borghi di cui ovviamente siamo assolutamente ricchissimi, e quindi andare alla scoperta di quella che è la nostra regione e riuscire a conoscere ancora di più il territorio. Questa è l'essenza del progetto. Noi l'abbiamo, diciamo, sposato e l'abbiamo ospitato chiaramente appunto nella nostra manifestazione, perché tanti dei birrifici che già noi avevamo tra gli stendisti fanno parte di questo circuito. E quindi cercheremo di dare un sostegno anche a questo progetto per farlo conoscere poi alle persone. In primis noi in realtà, ad esempio, non lo conoscevamo, cioè non sapevamo che ci fosse un percorso degustativo nella nostra regione anche di birre, mentre invece sono molto chiaramente proclamate quelle di vino, ad esempio. Beh, sì. No? Quindi tutti i percorsi enogastronomici. Abbiamo scoperto invece anche, ecco, questa bella cosa di un percorso a base di birra. E quindi saranno con noi appunto il 13, in questo momento di conferenza ci racconteranno il progetto, e la sera sempre del 13 proseguiremo con un altro momento molto importante a cui abbiamo tenuto tanto, che è una proposta, diciamo, alternativa. Diamo la possibilità di fare un'esperienza nella parte alta del Pincio, esattamente sulla terrazza. Esatto. Con Raffaele Papi, che è praticamente un sommelier professionista ed è praticamente il delegato AIS, cioè Associazione Italiana Sommelier per le zone di Urbino e Montefeltro. Lui riuscirà a guidare praticamente appunto gli utenti, le persone che avranno voglia di raggiungersi in terrazza, in una degustazione mirata di 4 birre diverse. Queste birre non saranno italiane, quindi è una proposta anche qui diversa, perché saranno birre estere, principalmente tedesche e belga, di cui lui ci racconterà la storia, chiaramente, e ci farà assaggiare delle cose appunto particolari. Quindi questo momento sarà il 13 alle 9, quindi un dopo cena, diciamo. Un dopo cena. Poi passiamo praticamente, ad esempio, al venerdì 16, in cui faremo al pomeriggio praticamente uno street cooking show. Ah. È praticamente un momento di approfondimento sulla carne, l'utilizzo della carne, i tagli, la cottura, le varie salse possibili da accompagnare, con anche dei piccoli assaggi. Questo sarà possibile appunto farlo direttamente nello stand del tanto amato Toscano, perché così qui a Fano lo chiamano tutti, cioè Maurizio, che è ovviamente appunto uno stendista che lavorerà con noi intensamente tutti i 5 giorni, ma ha già lavorato tanto nelle scorse edizioni, quindi appunto ormai ha fama, diciamo, qui a Fano. Quindi darà questa proposta praticamente alle persone di far conoscere ancora meglio il proprio lavoro, ma anche dare poi dei consigli chiaramente a livello di cucina, no? Di culinari, così che si può anche imparare qualcosa in questa situazione. Quindi sarà lo street cooking show, l'abbiamo chiamato così, ci piaceva, ci piaceva portare questo nome. Altrettanto il venerdì, invece sempre nella parte alta del Pincio, quindi la terrazza, dalle 18 in poi ci saranno giochi in scatola, quindi un momento dedicato a tutte le persone dai 15 anni a salire, esatto, che vogliano praticamente fare dei giochi in scatola sia classici e sia ci saranno delle proposte anche nuove e innovative. E una proposta sarà proprio anche, diciamo, collegata al mondo della birra, anche nel gioco. I giochi in scatola praticamente vengono proposti da un'associazione di Fano che si chiama Inscatolarci, e invece ci sarà anche un torneo di bang. Bang, per chi non lo conosce, è altrettanto un gioco che viene fatto in gruppo attorno ad un tavolo con delle carte speciali che regalano, diciamo, delle abilità, e ci sono chiaramente appunto, diciamo, degli obiettivi durante la partita da raggiungere. Perfetto. Durante questo gioco, che appunto quella sera ci sarà proprio una gara, un torneo, che è seguito dalla Ludoteca di Pesaro, Ludoteca Pesaro in Gioco. Anche loro sono un'associazione ALC, per citarli, per chi vuole andare a vedere anche nelle pagine social di chi si tratta, insomma.
E quindi il venerdì avremo anche questo momento altrettanto dedicato a tutti, perché chiunque sale alla terrazza del Pincio può sedersi e iniziare a giocare appunto con dei ragazzi che spiegano il gioco, sono lì apposta, diciamo, per invogliare le persone comunque a passare magari un'oretta in un modo diverso. Benissimo, insomma. Come c'è l'enogastronomia, appunto, c'è l'alogastronomia, che è la gastronomia legata alla birra, giustamente. Poi, insomma, grigliate e birra sposano bene. Sposano benissimo, direi, d'estate. Devo raccontarti poi, Lino, l'ultimo evento, che è il sabato, e ci teniamo, quindi anche questo bisogna che te lo esponiamo. Come e te lo raccontiamo. Siamo qui per questo. È un momento di presentazione di una creazione dolciaria a cura di Andrea Urbani. Andrea Urbani è maestro Ampi dell'Accademia Pasticceri Italiani, che preparerà e porterà appunto al Pincio una sua creazione dedicata proprio al nostro evento, a Birra d'Augusto. E ovviamente ci sarà il taglio della torta e la condivisione con tutti, ovviamente, gli amici, le persone che saranno lì con noi a voler festeggiare, e soprattutto i collaboratori, perché abbiamo uno staff di volontari molto importante, a cui ovviamente cercheremo simbolicamente di dare un ringraziamento. Ecco, no, perché senza volontari, insomma, non ci sarebbe, penso, quasi l'80% delle manifestazioni, degli eventi che vengono da noi. Insomma, quindi un grazie minimo anche loro. Come minimo un grazie, ma poi dopo, chiaramente, si fa anche per propria soddisfazione personale, no? Penso che ognuno di voi ha le proprie attività, le proprie cose, in più ci ha aggiunto questa per un... No? Diciamo che è un bel impegno, è un bel impegno, però alla fine dà soddisfazione. Da gusto. Poi assolutamente, quando... da gusto, ma poi vedi proprio l'entusiasmo di fare qualcosa, chiaramente, in estate, da proporre agli altri per movimentare alcune aree appunto della città, quindi le persone che hanno voglia di mettersi in gioco sono davvero tante. Non possiamo non ringraziare, oltre ai volontari, però anche i nostri sponsor, che ci hanno voluto sostenere, che hanno conosciuto il progetto, l'hanno approfondito con noi, è piaciuto e hanno voluto darci una mano, insieme alla Regione Marche, da cui altrettanto abbiamo avuto un riconoscimento come movimento, serata culturale, comunque c'è occasione di serate culturali, quindi, e il Comune di Fano altrettanto, che ha analizzato altrettanto appunto il progetto con noi, ci ha dato anche dei consigli che noi abbiamo accettato più che volentieri, e abbiamo cercato di fare un progetto congiunto, perché l'associazione deve lavorare nel territorio e deve lavorare chiaramente con le proprie, oltre con le altre associazioni e con gli enti chiaramente che lavorano e ci spalleggeranno. È un lavoro in sinergia, no? tra comune. Esserci. Poi quando si crea un evento bello come questo, dove non c'è soltanto l'aspetto, insomma, godereccio, goliardico, ma c'è anche un aspetto culturale, qualche cosa che gira attorno al perno centrale che è la birra, però abbiamo sentito... Sì, diciamo che abbiamo voluto dare un aspetto un pochino più culturale alla cosa, anche in previsioni future, comunque per riproporre sempre qualcosa di nuovo. Perché il buon cibo, il buon bere, chiaramente gli eccessi sono sempre da condannare, però il buon cibo, il buon bere, il bere consapevole è comunque un fatto culturale, perché no, cioè, la cultura del vino, la cultura della gastronomia, la cultura della birra. Adesso noi forse rispetto ad altre nazioni siamo un po' più indietro, si parlava del Belgio, della Germania, dove insomma le birre sono state sicuramente, no? Noi stiamo crescendo, però è bene, ecco, impostare le cose anche proprio sul contenitore che fa cultura, che spiega, che divulga una giusta comunicazione, perché insomma tutti siamo bravi, però bisogna che facciamo le cose con grano salis, come si suol dire, e quindi questo è importante. Alessandro, i social come non possono mancare? Beh, social, giustamente, le nostre pagine Facebook, Instagram, abbiamo il nostro sito www.birradagusto.it. Siamo abbastanza attivi un pochino su tutto, diciamo, siamo molto seguiti, e tengo a sottolineare il fatto che sulle nostre pagine social poi nei prossimi giorni troverete anche quelle che sono le delle novità a cui stiamo lavorando, perché
giustamente purtroppo siamo un attimino in corsa con i tempi, certo, tutto, certo. Quindi le ultime novità le porteremo direttamente sui social, dove ci potete seguire. Allora, quindi il palinsesto è questo che abbiamo detto, esatto. Però insomma le rifiniture ancora qualche cosina è, però il palinsesto è questo. Quindi se volete essere aggiornati su quello che è insomma il programma centrale di tutte e cinque le giornate, c'è la pagina Facebook che ripetiamo è Birra d'Augusto. Birra d'Augusto, semplicissimo. Quindi andate su Facebook Birra d'Augusto e lì avrete in tempo reale tutto l'aggiornamento possibile immaginabile, tutti i protagonisti, tutte le birre, Instagram. I video su Instagram, non si sono fatti mancare niente e quindi insomma i social sono una grande componente e un grande veicolo. Però insomma avete sentito, cari amici, insomma Birra d'Augusto si presenta con le carte in regola in una bella cornice, quella del Pincio, rinnovata e ricondizionata al meglio, quindi un contenitore di grande valore che non farà altro che enfatizzare e valorizzare ancora di più i contenuti che loro sono stati così bravi a metterci dentro: cibo di qualità, convegni, musica, divertimento, buon cibo. E quindi insomma partiamo col piede giusto, neonata associazione che però si presenta con le carte in regola. Allora vi faccio un grande in bocca al lupo. Grazie, sì, mille. Grazie mille. Per questo impegno, quindi dal 13 al 17 di agosto Pincio, birra d'Augusto non edizione, birra e insomma divertimento per tutti. Grazie Alessandro, venite a trovarci, andateli a trovare. E grazie anche a Eleonora Stroni, la segretaria, e Alessandro Eusepi, il presidente dell'associazione Fortuna Dea. Bene. Buonasera a tutti. Arrivederci, alle prossime. Buonasera.